Circa 2 milioni di giovinetti, animati dal medesimo spirito di solidarietà umana e di amor patria, volontariamente soggetti ad una cosciente disciplina, sono idealmente uniti dall'Europa all'America, dall'estrema Africa all'Australia, alle Indie, al Giappone, alla Cina, al Siam, nell'intento di ispirare la propria condotta e le proprie azioni al comune supremo fine di divenire uomini migliori, cittadini efficienti al massimo grado. Capo, perché ci hai voluto qui? Non sentite la voce ancora nell'aria? Le parole del primo capo che chiamò a raccolta gli italiani con un appello? Ma sono passati tanti anni. Appunto, tanti anni, 100 per l'esattezza. Ma ci sono parole che ancora sono sospese nell'aria e non è solo lontana eco. Ascoltatele. In questi tempi in cui l'egoismo e l'indisciplina sembrano in procinto di divenire l'unico movente e l'unica norma delle azioni individuali e collettive, è dovere di ogni cittadino, oltre che dei governi, di correre ai ripari, intensificare nella gioventù quell'opera di educazione civile che sola può salvare la società moderna dalla degenerazione fisica e morale, dal disordine e dalla lotta civile. Fa riflettere che con parole non molto diverse oggi diciamo cose simili. Sono passati già 100 anni e che cosa rimane? Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani è ancora vivo. Ha subito molte trasformazioni, la più immediata sta proprio nella sigla, visto che ora la dizione esatta dell'acronimo è Esploratore ed Esploratrici. Ha patito il dolore di doversi sciogliere, ha gustato la gioia di una seconda nascita, ha camminato lungo sentieri a volte in piano, spesso in salita. Ancora oggi molte famiglie ci affidano i propri figlioli. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze, giovani che giocano, vivono l'avventura e il servizio, camminano assieme a noi per crescere e prepararsi a diventare uomini e donne, individui, cittadini. Come si preparano a far questo? Con quali procedimenti? Il primo torna a vantaggio dell'individuo, irrobustendo nel corpo con gli esercizi fisici, con la vita in aperta campagna e al campo, abituandoli allo spirito all'osservazione della natura e dei fenomeni umani, esercitandoli alla disciplina e all'iniziativa personale, ispirando loro il sentimento della responsabilità, in modo che nella vita non si trovino mai impacciati e timidi, ma sappiano sempre dominare gli avvenimenti. L'attenzione per il singolo, le attività continuative e progressive, la vita all'aria aperta. Tramite il gioco, l'avventura e il servizio, la formazione del carattere dei ragazzi e delle ragazze a noi affidate che riempiono il mondo col loro sorriso, partecipando a rupi nazionali, jambori, route, in ogni dove. Il secondo torna a vantaggio della società, nella quale gli esploratori non rimarranno spettatori, forzatamente passivi e indifferenti, delle sofferenze individuali e delle calamità collettive. Anche la migliore buona volontà resta impotente e spesso diviene anche dannosa davanti ad un pericolo o ad un infortunio se gli spettatori e gli accorsi non hanno imparate le norme semplici, ma pur ignorate dai più, che servono al salvataggio, al primo soccorso, in tutte le più svariate contingenze della vita. Del nostro meglio, sii preparato, servire. Il terremoto dell'Aquila, l'alluvione in Liguria e Sicilia, il terremoto nell'Emilia fanno parte della storia dell'associazione proprio perché molti dei nostri rover, capi, dirigenti, adulti sono accorsi a dare una mano, a lavorare, a servire. Ne fanno parte come il terremoto della Marsica, del Friuli e dell'Irpinia, l'alluvione del Polesine, del Vajont e del Piemonte. Il terzo si rivolge a vantaggio della patria. L'esploratore deve essere il perfetto cittadino in tempo di pace, ma venuto il momento di accorrere in aiuto della patria, non sarà una recluta ignara e inetta, bensì un soldato istruito e già formato nella tecnica e nello spirito. La guerra, che pensavamo di aver sconfitto e cancellato definitivamente, ma che sembra non voler lasciare in pace il genere umano. I giovani esploratori possono essere utili. Anzi, si sono dimostrati utilissimi in guerra, ma non sono né saranno necessariamente dei soldati. In essi si vuol coltivare, nel modo più intenso, il germe innato del buon cittadino, anzi, dell'eroico cittadino. Uno scout è sobrio anche nel vivere i propri sentimenti, ma oggi non potevamo non venire qui
a ricordarci chi ha avuto per primo la forza e l'idea di creare un'associazione che ancora oggi vive. Lasciaci per un attimo rendere omaggio a te, primo capo, e alla tua creatura. Il Corpo Nazionale e l'Ordine Scout di San Giorgio hanno voluto lasciare un segno di questi 100 anni, un segno che costituisca una traccia lungo il sentiero e che serva non soltanto a ricordare la strada percorsa, ma anche a indicare il cammino che ci attende. Penso al futuro, parla al futuro, passa al futuro, è il motto del nostro centenario. Oggi siamo qui per un momento di ricordo, perché per guardare al futuro, per pensare al futuro e soprattutto per passare al futuro dobbiamo iniziare da quello che è stato. Quello che è stato lo dobbiamo alla persona che oggi ricordiamo, Carlo Colombo, nostro fondatore, e grazie a lui che 100 anni fa ha fatto partire questa grande avventura, il ringraziamento che oggi noi portiamo. Spero che il CNJ possa veramente guardare al futuro e guardare lontano, e sono certo che ci riuscirà, grazie agli insegnamenti di Carlo Colombo. Li abbiamo idealmente raccolti dai prati nei quali cacciamo, cerchiamo l'avventura, camminiamo. Alcuni di loro sono bianchi, per ricordarci la purezza dell'agire e la lealtà verso gli ideali. Altri hanno le spine, per ricordarci le difficoltà che la vita riserva a ognuno. Molti sono verdi, come lo sono i nostri boschi e com'è la nostra speranza, sempre viva, di migliorarci e di migliorare il mondo attorno a noi. Con il nostro esempio, l'associazione a cui consegnare gli ideali scout, ci sarà speranza. E quindi oggi, ripercorrendo indietro gli anni, i decenni e il secolo della nostra storia, raccogliamo di nuovo e scegliamo di farlo ogni giorno, aderendo alla legge attraverso la promessa che abbiamo formulato, questo esempio, e ringraziando chi ci ha indicato la strada per prima. Ricordandoci di te, primo capo, richiamiamo alla mente e al cuore coloro che sono qui a sorvegliare il tuo riposo. Il nostro Alberto Cadlolo, capo reparto e più giovane medaglia d'oro e valore militare della Grande Guerra, di quella stessa Grande Guerra che ti vide protagonista. Ma qui riposano anche papà Achela, Roberto Billetti, Vittorio Fiorini, Alfredo Beglioni e Alberto Savini,
tedeschi, Caramitti e tanti altri che sarebbe bello citare, ma sarebbe anche purtroppo molto lungo. Ma qui oggi si affacciano e vengono da lontano molti altri fratelli. Ecco scendere dalla sua Trieste Antonio Viezzoli, da Belluno Aldo Marzo, da Reggio Emilia Pellegrino Bellegato, da Reggio Calabria Raimondo Zagami, da Milano Alberto Baghi, da Rovereto la nonna Antonietta Giacomelli e da Bologna Eletta Olivo, da Bolzano Gianfranco Treve. Continuano ad aggiungersene e non riusciamo neanche queste a nominarle tutte. Ci sono capi, commissari, dirigenti, ci sono ahimè anche lupetti, esploratori e rover che troppo presto, per il nostro occhio umano, hanno smesso di cacciare con noi, ma che ora vediamo lieti qui attorno. C'è anche un'altra ombra, giovane, che non veste il camiciotto verde e i pantaloni marroni. Non è dei nostri, cos'è quel rosa? L'ho chiamato io per ricordarvi che vivere, giocare, camminare assieme ai giovani è una delle esperienze più coinvolgenti e meravigliose che la vita vi possa offrire, ma nel contempo richiede tutta la vostra sensibilità nel capirle e nell'aiutarle. Guardatela e guardate oltre e vi renderete conto di quanto vi sia ancora da fare, quanti attendono il vostro servizio, quanti anelano ad avere un fratello o una sorella maggiore che sappia amarli per quello che sono. Amate i ragazzi che le famiglie vi affidano, rendeteli migliori, insegnate loro a remare la propria canoa. Tornate qui quando volete, ma se volete che la mia gioia sia completa, fatelo dopo aver compiuto il vostro dovere. Al lavoro, rimboccatevi le maniche e buona caccia. Con le ultime parole che abbiamo noi pensato per il fondatore, mentre tutte le altre erano sue, queste le abbiamo pensate noi, la cerimonia a termine.